sta canzone, insieme a sta volo, in gora lucamo forza fragola, sento sta canzone, ci metta passione, forza roccio blu, non sarai mai sola, canta sta canzone, insieme a sta volo, in gora lucamo forza fragola. Wow, wow, forza fragola. Wow, wow, non sarai mai sola. Wow, wow, forza fragola. Rosso blu, wow, non sarai mai sola. Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, tifosi della Fragolese, amanti del calcio, buonasera da Vincenzo Danzillo e benvenuti ad una nuova puntata di Afragolale, il programma che fa conoscere da vicino i vostri beniamini, i giocatori della Afragolese. Ho l'onore di avere qui al mio fianco come ospite questa sera il mago Flavio Marzullo. Ciao Flavio. Ciao ragazzi, buonasera. Flavio, allora iniziamo questa puntata partendo dalla partita di domenica, una vittoria fondamentale per la Fragolese nel derby molto sentito contro il Casore, una bella cornice di pubblico, una grande prova della Fragolese che alla fine è riuscita ad ottenere 3 punti. Sì, assolutamente sì, ho detto ai ragazzi che abbiamo scritto un piccolo pezzo di storia perché mancava questa vittoria da 25 anni. Quindi abbiamo regalato questa piccola gioia ai tifosi soprattutto, ma anche alla società, al presidente che ci teneva tanto, ci ha chiesto di lottare, di portare a casa questo derby, e domenica l'abbiamo voluta fortemente questa vittoria, è stata meritata, strameritata per il cuore che abbiamo messo, per la voglia, l'intensità, e credo che Sono partite importanti che ti possono cambiare l'andamento di una stagione. Sembrava un po' stregata la porta del Casore ad un certo punto, perché tante occasioni, tante parate dell'ottimo Maiellaro, alla fine hanno deciso anche un po' i cambi, perché entra Ventola e fa l'assist per gol vittoria. Sì, avevamo di fronte un portiere comunque importante per la categoria, una squadra che veniva, non lo dimentichiamo, una squadra che veniva da 5 vittorie di seguito, sappiamo bene che vincere non è mai facile, quindi loro venivano da un grande periodo di forma, noi però abbiamo risposto alla grande, e sono contento per i ragazzi che hanno giocato, per quelli che sono entrati e hanno dato il contributo, perché poi c'è stato uno scambio sulla destra tra Di Finizio e Ventola, che sono i due ragazzi che sono entrati, ma avevano fatto super bene anche Panico e Vincenzo, che venivano da pochi giorni, si allenavano con noi e hanno dato grande disponibilità, hanno mostrato subito attaccamento perché hanno lottato come noi, quindi sono contento per loro e per i ragazzi, ripeto, anche che sono entrati e si sono fatti trovare pronti. Una vittoria che ci voleva, soprattutto dopo una settimana che non è stata facile, parliamoci chiaro, perché con le dimissioni del mister la squadra poteva anche subire un contraccolpo negativo, invece è riuscita a incanalare tutta l'energia facendo sì che questa sia positiva, e alla fine è servito anche servita questa scossa anche per vincere. Sì, è vero, non ci possiamo nascondere, è stata una settimana difficile tra tanti dubbi e incertezze, però poi ci siamo chiusi negli spogliatoi anche con il presidente che ci è venuto a caricare, e dico che siamo professionisti, siamo ragazzi che ci tengono alla causa. Quindi c'è stato questo scossone che ci ha un attimo colpito, ecco, tra virgolette, però penso che in campo abbiamo dimostrato di mettere tutto da parte e di pensare al bene della Fragolese. E il mister che adesso vi sta allenando è andato in panchina domenica, mister Franchini, come vi state trovando con lui? È stato
chiamato da traghettatore per questo periodo, pare che ci sia la giusta tranquillità adesso, in questo momento, anche in vista di una partita importantissima come quella di domenica. Sì, dai, diciamo che il mister Franchini si è messo a disposizione, noi abbiamo fatto altrettanto, ci ha dato una mano nella settimana scorsa e anche in questi primi giorni di questa settimana, dove andremo a affrontare una partita molto importante. Ripeto, noi dobbiamo pensare a fare il bene della Fragolese, la società con il presidente e i direttori faranno la scelta del caso. Andiamo a vedere un po' questa classifica del girone A di Eccellenza. Si è accorciata un po' nelle prime posizioni perché la Frattese ha pareggiato col Gladiator, quindi la Fragolese e Giuliano rosicchiano 2 punti alla capolista. Domenica si chiude il girone d'andata, si va a Frattamaggiore proprio contro la prima in classifica, una partita importantissima da giocare col piglio giusto. Assolutamente sì, Vincenzo, è una partita che ci teniamo tanto, dobbiamo proseguire sulla scia di domenica e entrare in campo come se fosse l'ultima partita del campionato per giocarci qualcosa di importante. Però ci tenevo a dire una cosa, Vincenzo, giustamente detto, è l'ultima partita del girone di andata, noi che ci siamo dentro in questo momento nel mondo a Fragolese, vorrei dire che l'anno scorso la Fragolese ha terminato il girone di andata a 32 punti, se non sbaglio, sì. A 32 punti, però stava a meno 9 dal Savoia. Noi quest'anno abbiamo la possibilità di chiudere a 31 punti, c'è un punto in meno dall'anno scorso, ma stare a 2 punti dalla capolista, che in questo momento è la Frattese. Quindi ho sentito davvero molte critiche a questa squadra, giusto che ci siano le pressioni, perché l'ho detto fin dall'inizio ai ragazzi, chi fa questo mestiere deve vivere di pressioni, ed è giusto che ci siano perché ti danno le motivazioni per affrontare la partita in un certo modo, perché poi non la vuoi perdere. Però le critiche devono essere costruttive. Ripeto, questa squadra, questi ragazzi, questa società, vincendo domenica, facendo gli scongiuri del caso, chiuderemo a un punto in meno dell'anno scorso, ma staremo a meno 2 dalla capolista. Ecco, a noi interessa quello, interessa il risultato finale. Quindi chiedo comunque ai tifosi, come hanno fatto fino adesso, di magari di criticare un po' meno, di capire questi ragazzi, questa società che sta facendo davvero grandi sacrifici, di starci vicino, perché non li deluderemo, spero che di non deluderli sotto l'aspetto dell'attaccamento, ecco, come è stato fatto domenica. Sicuramente, sono sicuro che sarà così. Sì, parlavi giustamente del confronto con l'anno scorso, il Savoia aveva 9 punti di vantaggio sulla Fragolese, che era seconda. Era un Savoia che sembrava non avere rivali, riuscì ad ottenere una striscia record di 13 vittorie consecutive, era molto difficile stare al passo di quel Savoia. Quest'anno sembra più equilibrato il campionato, perché oltre alla Frattese che attualmente è prima, c'è il Giuliano che è un'ottima squadra, così come la Fronapoli, il Gladiator, senza dimenticare anche il Casore che si trova lì su, il campionato più equilibrato rispetto a quello dell'anno scorso. Sì, assolutamente sì, anche questo è vero. Per gli addetti ai lavori sembra una D2, come è stata rinominata, perché davvero quest'anno è molto equilibrato e tante squadre, tante piazze hanno fatto un mercato importante prendendo giocatori da categoria superiore, come ha fatto lo stesso Fragolese, quindi c'è tanta concorrenza. Alla fine il campionato la vince una sola, però è vero che era difficile tenere il passo del Savoia l'anno scorso, però lo è altrettanto quest'anno con la Frattese, perché dobbiamo dire la verità, sta facendo comunque dei risultati importanti, e noi
in questo momento stiamo all'inseguimento come Giuliano, come Casoria. Hanno pesato un po' i pareggi in questo distacco che c'è rispetto alle prime posizioni. Giuliano e Fragolese, uniche due squadre imbattute, mentre la Frattesi ha perso una partita, ha pareggiato meno. Contano ovviamente molto i tre punti, perché 10 vittorie contro le 8 del Giuliano, le 7 della Fragolese, sono quelle che stanno facendo la differenza. Sì, è vero, abbiamo fatto qualche pareggio in più, però il pareggio non è una sconfitta, attenzione. Certo. La somma la dobbiamo fare alla fine e capire questi punticini che adesso sembrano ci vanno stretti, quanto possono contare alla fine. Io penso che ci potevamo avere qualche punto in più sicuramente, potevamo avere qualche vittoria in più, però dico sempre che è meglio non perdere, perché moralmente ti fa sentire imbattuto, e chi ti affronta comunque sa che è difficile batterti, quindi ecco, c'è tempo per tirare le somme. Ripeto, se abbiamo la stessa intensità, la stessa cattiveria di agonistica di domenica, no che le altre partite non ci sia stato, però domenica veramente da parte di tutti c'è stato l'intento, la voglia di portare a casa questo derby, e io dico che bisogna continuare su quella scia. Un dato confortante è sicuramente quello alla voce gol subiti, solo 7 gol subiti, seconda miglior difesa del girone dopo la Frattese capolista. Un risultato importante questo, anche alla luce dei problemi che sono stati in difesa, l'infortunio di Calabrese, la squalifica per 3 giornate di Biancardi, tante volte Lorenzo Di Finizio si è adattato da centrale difensivo, quindi è un ottimo risultato finora aver subito solo 7 gol. Sì, è vero, è il lavoro di tutta la squadra, si difende in 11, anzi si difende anche di più alle volte con i ragazzi che ci danno una mano dalla panchina. Devo dire la verità, l'ho detto forse anche qualche volta al presidente o al direttore, non ricordo, raramente mi è capitato di avere tanti indisponibili, tanti giocatori importanti fuori, ed è dura, è stata difficile. Piano piano stiamo recuperando alcuni pezzi, però tempo fa ho dedicato la vittoria ai ragazzi che stavano fuori, perché credo che è difficile quando si sta fuori per infortunio, soffri, e noi ne avevamo tanti e ancora oggi siamo un po' rimaneggiati, e non è facile, veramente abbiamo passato un periodo difficile. Lo so che ai tifosi questo non interessa, però nella valutazione è doverosa farla, perché ci siamo trovati a volte con 5, 6, 7 giocatori titolari che erano indisponibili, e sono tanti, e se la società non avesse fatto una super rosa, ecco, ci potevamo trovare veramente in difficoltà. Invece questi 7 gol subiti sono il frutto di una grande coesione che c'è nella squadra. Andiamo a leggere qualche domanda da parte dei tifosi. Allora, molti tifosi hanno fatto la stessa domanda, quindi senza che ci ripetiamo te la faccio come prima domanda, questa qua per quanto riguarda i tifosi. Molti ti hanno chiesto come ti stai trovando in questo nuovo ruolo di playmaker. Come sto trovando? Si corre, si soffre, si corre, si lotta, devi fare la doppia fase, sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Mi sto trovando bene principalmente perché riesco a toccare molti più palloni, devo dire la verità, riesco a fare più giocate, a stare un po' più nel vivo del gioco, e questo a me piace. Devo dire però che comunque stare là in quel ruolo comporta grande responsabilità, io l'ho fatto solo in queste ultime partite, è un ruolo delicato, è un ruolo che c'è un lavoro di squadra, c'è un lavoro di copertura anche quando la tua squadra sta attaccando, e ti devi posizionare nel modo migliore per poter
per non poter far ripartire l'avversario. È un ruolo, ripeto, che mi piace, molto delicato, che va migliorato, questo lo so, però dai, tutto sommato mi sto trovando bene, anche perché cerco di dare tranquillità alla squadra, ai ragazzi, e fortunatamente sta andando abbastanza bene. E molti ti hanno chiesto anche se pensi di continuare a svolgere questo ruolo oppure preferisci tornare sulla tre quarti nel tuo ruolo più congeniale. Anche questa è una bella domanda. Non lo so, perché ovviamente bisogna stare a disposizione della squadra, del mister. Molti mi dicono di continuare in questo ruolo per il momento, però non ti nascondo che comunque giocando in quella posizione mi trovo molto più lontano dalla porta, anche se non sono un bomber, diciamo, però comunque ho meno probabilità di calciare in porta, di mettere una palla gol, una palla importante. È un grande dubbio, vediamo come continuare. Io per il momento, ripeto, mi sto trovando bene, stiamo andando bene, quindi vedremo fin quando c'è la possibilità, vediamo dove poter giocare e dare il meglio. Nello Russo ci scrive: grande mago, ora posso dirlo, sono l'unico ad aver sempre creduto in te. Anche nei momenti difficili dicevo: dategli tempo che uscirà fuori. La cosa che mi fa più piacere è che ora tutti credono in te, li ha fatti ricredere alla grande, spero in un tuo gol domenica a Frattamaggiore. Beh, un bel finale, speriamo veramente in questo gol, sarebbe una grande gioia veramente. No, ringrazio Annello, sì, perché ho ricevuto più di una volta messaggi di stima. Lo ringrazio, ma lui come anche altri, ma le critiche, i complimenti, diciamo, fanno parte del gioco e lo sappiamo, quindi ringrazio Nello e spero di continuare così. Nicola Bossa invece scrive: ciao ragazzi, buonasera, un abbraccio, volevo chiedere al mago qual è la differenza tra eccellenza e serie D. Anche questa è una bella domanda. Beh, in Serie D ci sono vari aspetti da considerare. Dai, l'aspetto ambientale, che comunque vai a giocare in delle piazze importanti, in degli stadi importanti che ti danno grossa adrenalina, come potrebbe essere Taranto, quest'anno Bari, ma lo stesso Nardò, Gravina, tutte queste piazze comunque importanti che hanno fatto cose importanti in Serie D, ti vai a confrontare in un ambiente dove trovi grande entusiasmo, grande passione. A volte le partite non serve prepararle, caricarle, perché vai a giocare in degli stadi importanti, magari facendo questo campionato qua regionale, ovviamente ci sono stadi più piccoli, e questo è un aspetto, una prima differenza tra Serie D e eccellenza. Invece per quanto riguarda le squadre, ovviamente trovi giocatori preparati, giocatori che magari vengono anche dalla Lega Pro, dalla Serie B, perché quest'anno, come è successo anche l'anno scorso, c'erano giocatori importanti che giocavano in Serie D. Anche quello diventa un campionato molto competitivo, ti devi far trovare pronto sia tecnicamente che tatticamente. Alcune differenze, dai, ce ne sono, però io credo che a Fragola anche la società e la squadra che è stata costruita è una squadra importante, e la piazza può ambire tranquillamente al salto della categoria, ecco, per tutte queste circostanze che ho detto prima, anche perché è uno degli stadi più pronti, più belli del girone. Antonio Bossa ti domanda: ad inizio campionato non riuscivi per un motivo o per un altro a trovare né posizione né condizione fisica, o addirittura non riuscivi ad ambientarti in questa categoria. Ci spieghi quali sono stati realmente i fattori di questo tuo approccio negativo? Ti saluto affettuosamente e ti rinnovo la stima sia come uomo che come calciatore. Tornate vittoriosi da Frattamaggiore.
Grazie Antonio. Sì, dai, è vero, un po' di difficoltà iniziali ci sono state, per diversi fattori, perché comunque eravamo un gruppo nuovo, di una nuova disposizione tattica, l'approccio al campionato che magari ha delle differenze anche tattiche, perché si gioca di meno e si pressa di più, c'erano pochi spazi, c'erano varie componenti che non riuscivamo ad esprimere appieno il nostro valore, ma io mi metto ovviamente in primis, perché comunque sapevo e so di avere delle responsabilità, essendo uno dei più grandi, e comunque si aspettano tanto, ma devo dire che comunque anche tutta la squadra non riusciva ancora ad esprimersi al meglio. Poi pian piano ci siamo, ecco, ambientati tra virgolette, calati nella categoria, se così vogliamo dire, ma comunque abbiamo trovato un assetto che ci ha permesso poi di esprimerci un po' al meglio. E questo è stato fatto grazie comunque anche al mister Sino, allo staff, che pian piano abbiamo cercato di trovare la quadratura giusta per sfruttare al meglio tutti i calciatori. Avevamo comunque problemi tra virgolette di abbondanza, e quindi ecco, non è mai facile trovare un assetto giusto, occorre del tempo, e quindi ecco perché prima ai tifosi chiedevo di avere pazienza, di non criticare subito, dare il tempo giusto, perché questa squadra ha dei valori importanti sia a livello umano che a livello calcistico. Ci scrive Luciano Bossa, stavolta su Spreaker, sulla chat di Spreaker, è un po' la domanda che ti hanno fatto tutti, per la verità. Ci scrive Flavio: buonasera, un inizio non facile, poi con la tua nuova posizione in campo hai dato un'impronta nell'impostazione del gioco. Poi ti chiede se sarà il tuo nuovo ruolo, speri in un impiego in attacco. Poi scrive anche: la condizione atletica ha influito sulle tue prestazioni iniziali? Hai anche un po' risposto già a questa domanda in precedenza. Vabbè, grazie, perché comunque tra le righe mi ha fatto un bel complimento. Cioè, trovare un'impostazione del gioco spostando solo un giocatore è una bella responsabilità. Ti ripeto, io ho detto che in quel ruolo mi sto trovando bene, perché riesco a toccare molti più palloni rispetto a prima. Probabilmente ho dato anche fiducia, consapevolezza alla squadra di giocare, di avere quella tranquillità, perché le doti tecniche questa squadra le ha in abbondanza, e quindi ma devo dire che anche prima veniva fatto con chi giocava prima, con Vincenzo, con Gerardo, con Giovanni, ecco, con chi c'era. Magari avevano caratteristiche leggermente diverse, però erano giocatori che comunque in mezzo al campo si facevano sentire, si fanno sentire tuttora. La condizione fisica, ripeto, non è mai facile, ecco, intraprendere un nuovo percorso, cambiare tipologia di allenamento, cambiare disposizione tattica, occorre del tempo, ma non solo a noi, in tutte le categorie. Vediamo che anche in Serie A alcuni giocatori importanti a volte hanno bisogno un po' più di tempo, e magari è capitato anche a noi. Io ora mi sento bene, sicuramente meglio rispetto all'inizio, dove magari pensavo più a tra virgolette a correre, a dare una mano alla squadra, che a fare una giocata importante. Ripeto, io credo che ora siamo in un momento ottimale di forma, e spero che la squadra si conferma su questi livelli. Continuiamo un po' con i messaggi dei tifosi. Salvatore Caputo dice: non ho domande per il mago, mi limito a fargli tanti complimenti, anche nel nuovo ruolo è un calciatore determinante per questa squadra. Poi Vincenzo Bossa: ciao Flavio, come ti stai trovando da Fragola? E questo è il tuo nuovo ruolo, hai mai pensato di cambiare squadra in questa sessione invernale?
Bella domanda, però, Vincenzo. Mi è capitato qualche volta però di cambiare squadra nel mercato di dicembre, però devo dire che cambiare squadra è per me come se fosse un piccolo fallimento, quindi sono sempre più predisposto nel no cambiare squadra. Ecco, anche come è stato detto da più tifosi, c'è stato un momento difficile all'inizio, un momento delicato che magari non riuscivo ad esprimermi. E cambiare squadra poteva essere una sconfitta per me, invece io volevo comunque cercare di dimostrare alla società che ha creduto fortemente, ai direttori, ai tifosi che potevo dare una mano. E quindi no, sinceramente non ho pensato di dover abbandonare questa squadra, questa società, anche perché fino adesso, come ho detto prima, siamo in corsa e non mi sembrava giusto, ecco, lasciare in questo momento. Saluto anche Antonio Baffomalese che ti fa i complimenti, grande prestazione contro il Casoria. Poi saluto anche Edoardo Milano che ti fa la domanda che ti hanno fatto un po' tutti, alla quale hai ampiamente risposto sul tuo nuovo ruolo. Matteo Iacuzio scrive: Flavio, io credo molto in te, ma non mi stai dando quelle emozioni che vorrei. Devi credere più in te perché di qualità ne hai. Credici, Flavio, e portaci 3 punti domenica. Noi saremo sempre con voi. Forza Fragolese. Anche un po' critici, però è una critica, questa è una critica forse più costruttiva. Ho detto, che io io so di avere grosse responsabilità perché comunque sono stato uno dei primi acquisti tanto voluto sia dalla società, dal mister, dai tifosi, ecco, e quindi so che si aspettano tanto. Se chi ha fatto la domanda? Matteo, no, sì. Per Matteo l'emozione, diciamo, è dare quell'emozione e fare qualche gol in più. Mi faccio spostare di nuovo un po' più avanti, così sto un po' più vicino alla porta. Però no, in questo momento so che sto dando una mano alla squadra. Poi l'emozione più grande deve essere quella delle vittorie. Poi, ripeto, io spero di dare il mio contributo, che può essere anche un contributo senza gol, perché io non sono mai stato un grande bomber, anche se ho superato quota 100 gol, però io preferisco sempre mettere la squadra davanti a tutto, davanti a tutti, fare un passaggio gol, ho più quelle caratteristiche, quindi l'emozione per noi deve essere la vittoria della domenica. Ivan Castaldo, grandissimo mago in questa nuova posizione, sei il numero uno, forza che domenica dobbiamo vincere e portare 3 punti a casa. Mi stanno quasi convincendo a rimanere in quella posizione. Il centrocampo un po' più avanti, hai già risposto a queste domande. Antonio Romano dice: Flavio, hai grandi doti tecniche, puoi fare molto di più. Certo, domenica certo. Un tuo gol e porti a mangiare Dario Algamaggio e Vincenzo Tanzino, ma di questo ne parleremo tra poco. Finiamo prima di leggere questi messaggi. Possiamo invitare anche qualcuno in più con un gol vittoria a Fratta Maggiore. Sì. Antonio Di Micco che saluto, anche lui con la domanda sulla tua nuova posizione. Spero che da domenica torni il grande mago che sei, ci portate in Serie D, forza a Fragolese. Poi c'è Giuseppe Del Gaudio che ti fa anche lui una piccola critica. Voglio dirti una cosa: tu sei forte, ma ricordati, non sei Pirlo. Peccato. Tu hai tante qualità, ma non le sfrutti mai perché sei l'unico che deve fare aperture di gioco per il laterale, invece sbagli troppi passaggi semplici. Sei d'accordo con questa affermazione del nostro amico? Vabbè, come ho detto prima, lì si toccano molto più palloni e quindi magari la percentuale di errore può crescere. Ripeto, certo. Io stando in quel ruolo non vorrei limitarmi a fare passaggi semplici oppure semplicemente il passaggio di 5 metri, ecco, ma mi sono messo nella testa di dare un qualcosa in più in quel ruolo e quindi cercare magari anche a volte di forzare, come si dice, tra virgolette, la giocata. Ma che magari può diventare
importante per uno smarcamento di un nostro esterno oppure degli attaccanti, e ovviamente si sbaglia, a volte si può sbagliare, a volte ti va bene, e quindi sì, ci può stare che si sbaglia qualche passaggio in più, però è anche vero che la percentuale di palloni toccati cresce e possiamo sbagliare tutti. Peppe La Rosa invece dice che tu sei il nostro Pirlo, quindi in disaccordo con l'altro nostro tifoso. L'importante è che finisce sempre ti chiede un gol su punizione, ti chiede quando comincerai a segnare su punizione. Questo è vero, questo devo dare ragione a Peppe, devo dire la verità. Non è una scusante, però ho trovato anche una grande differenza nel calciare su un campo sintetico che su un campo di erba naturale, oppure come Mondragone che era, non c'era, lì non c'era neanche l'erba naturale, e c'è un po' di differenza, però su questo devo dare ragione a Peppe, perché qualcosa in più si può fare. Qualche gol su punizione c'è stata la possibilità di farlo, ovviamente io sono il primo ad essere, posso dire una parolaccia, diciamo incazzato per certo. Questa cosa, perché l'anno scorso nelle prime 5-6 giornate ne avevo fatti già 3, quindi sì, questa è una critica che accetto e che dovrò fare qualcosa in più. È anche vero che i portieri ora con social e Facebook sì, ci conosciamo, ecco, per esempio domenica è capitato con Maiellaro che è partito, la seconda punizione è partito un attimo prima, è partita diciamo bene, però lui l'aveva capita, quindi è partito quell'attimo prima che è riuscito a prenderla, però dai sì, dobbiamo fare meglio su punizione, è vero Peppe. Alfredo Mann ti scrive: ora che non stai giocando nel tuo ruolo naturale riesci comunque a stare tranquillo in mezzo al campo. Poi c'è un certo Lorenzo Di Finizio, non so se lo conosci. No. Lo conosco di il treno di nome, di... Sì. Digli, è vero che ogni domenica rischi di farmare gli avversari con le sterzate? Una grande Lorenzo, grande ragazzo, stiamo insieme da 2 anni e ho grossa stima di lui lo sa che ci dà una grossa mano sul piano tattico, sul piano fisico, di tecnica, e vabbè, ogni tanto non è che ci possiamo far male solo noi, tocca pure agli altri, quindi qualche sterzata in più la facciamo. Luigi Visca: Flavio buonasera, Fragola ha bisogno delle tue magie, domenica portaci alla vittoria. Poi c'è ancora Luciano Bossa che ti chiede: conoscendo Seno avresti mai immaginato le sue dimissioni? E poi ti chiede anche se a Fragola mette pressione. Vabbè, questa è una domanda che non posso rispondere io. Il mister, anche se non magari non sembra, però è passionale. No, non me l'aspettavo, perché il mister credeva tanto comunque in questo progetto, ha accettato con grande entusiasmo. A Fragola mette pressione, no, ma le pressioni ci devono stare, le pressioni giuste, anche se non è... Se non è qui, anche in altre piazze, bene o male, ci sono. Ripeto, come l'ho detto prima, molto tranquillamente. Qualche critica in meno, credo che a questa squadra posso fare solo che bene, perché parliamoci chiaro, nel mondo d'oggi tutti leggono, tutti vedono, quindi magari un ragazzo può reagire in un modo, magari un altro in un altro modo. Ritornando al mister, ripeto, è una domanda che io non posso rispondere. Mi è dispiaciuto tanto. Non lo so, spero che le cose, diciamo, riescano a tornare serene come prima. Comunque salutiamo il mister.
perché il suo lavoro comunque è sotto gli occhi di tutti. Raffaele Petrillo scrive: ciao Flavio, in questa posizione stai rendendo molto di più, è un ruolo che hai già ricoperto in passato? Vabbè, la domanda alla quale già hai risposto. No, non l'ho mai ricoperto in passato, sì, questo è anche meglio, cioè, precisarlo, no? Non... sì, perché passato... a volte sembra scontato, anche perché sembri comunque sì, sembra tuo scontato, in quel ruolo, sembra sì. che l'hai già ricoperto. No, sì, infatti, per questo dico, c'è da migliorare, io lo so, però io in quel ruolo in passato non l'ho mai ricoperto. C'è stato un approccio, diciamo, l'anno scorso anche in Serie D. Ho fatto qualche volta la mezzala, ma era una mezzala di spinta di attacco. Ma quel ruolo proprio da centrocampista io non è stato mai ricoperto. Poi Orlando Liguori, grande mago Marzullo, siete stati domenica siete stati stupendi. Cosa ne pensi del big match con la Frattese? Gliela facciamo la festa a questi signori, un po' molto ironico Orlando Liguori, speriamo. Magari sarebbe magari. Veramente una gioia, ma indescrivibile, cioè una gioia grandissima. Dobbiamo dare tutto quello che c'è, ancora più di domenica, per regalare questa gioia ai tifosi, alla società, e per rimetterci pienamente in corsa. Ma non sarà facile, perché dobbiamo avere rispetto di una squadra che sta prima, che sta facendo bene, però rispetto non significa paura, dobbiamo giocarcela a viso aperto come è stato fatto fino adesso, con l'intensità di domenica. Certo. Ho davanti un po' la tua carriera qui, non so se è completa, se le presenze e le reti sono esatte, qui vedo 114 gol, ma saranno sicuramente di più perché mancano i due, se non sbaglio, hai fatto due gol quest'anno, se non sbaglio. Hai militato in tante piazze importanti, Pomigliano e Bolitana, Gladiator, Francavilla, Gaeta, Cavese. Io però ti voglio fare una domanda sul tuo periodo alle Bolitana. Te la ricordi quella finale di Coppa Italia? Stai toccando un po' cattivo, tasto dolente, vince. È perché io e Dario eravamo due avversari in quella, sì, in ricordo, quella circostanza. Ricordo. Cioè, è ancora vivo il ricordo di quella partita, di quella serata. Al di là di tutto, fu una bellissima partita. Bellissima partita, meno fuori purtroppo, che purtroppo ci furono degli episodi brutti, gravi. Però fu veramente una bella serata di calcio in campo, contro due squadre importanti che erano prime nei rispettivi gironi. Però devo dire la verità, in quell'occasione il Portici era molto più attrezzato di noi, ci furono cambi importanti, noi eravamo un po' stretti numericamente, e ci ha confortato il fatto che vincemmo comunque il campionato, e quella fu comunque una gioia, ma fu un dispiacere perdere quella finale al 92esimo su un rigore dato. Quindi vince, non è che avete dominato, abbiamo vinto, abbiamo fatto 2-2, avete vinto 3-2 sul rigore alla fine. Tu segnassi sul rigore? Io sì, il primo gol andammo noi in vantaggio 1-0 sul rigore. No, ti ripeto, fu una bella finale, fu sofferta, però dai, il Portici era più attrezzato di noi. Vediamo se l'altro marcatore di quella finale delle Bolitane è d'accordo, perché abbiamo in collegamento Luca Pecora, in collegamento telefonico, centrocampista della Nocerina. Ciao Luca! Buonasera a tutti! Ciao Luchetto! Ciao Flavio, ciao Mago! Un grande abbraccio! Pure a te, amico mio! Stavamo ricordando... Sì, stavo ascoltando e ho capito che parlava della finale, anche se certo. Ti ho sentito poco. Ci stavano prendendo in giro, Luca, perché loro erano lì a Portici. Giustamente, abbiamo perso, è giusto che si prendano in giro. Bravo. No, l'abbiamo persa, però è stata una partita combattuta, che noi abbiamo dato tutto. Però è stata veramente una bella partita, una bella finale, penso di
che nulla andava a che vedere con, diciamo, un campionato di eccellenza, secondo il mio punto di vista. Poi abbiamo perso perché loro si sono ritirati un poco più forti di noi, sì. Però penso che veramente è stata una bella bella partita. Luca, come lo vedi Flavio in questo nuovo ruolo di playmaker? Me l'hanno detto e sinceramente non l'ho visto, ma conoscendo le qualità di Flavio, questo nuovo ruolo lo fa giocare veramente fino a altri 10 anni, secondo me. No, perché Flavio, vabbè, le qualità di Flavio non le scopro io e quindi sicuramente sta un po' più lontano dalla porta, quindi i suoi tiri, le sue cose saranno un po' più difficili da vedere, però dà sicuramente tanta qualità alla squadra, questo è poco ma sicuro, perché è un giocatore che è sprecato in eccellenza ed è sprecato anche in Serie D, secondo il mio punto di vista. Non esagerare, Luca. La verità, io dico quello che penso, ma non lo dico perché siamo in trasmissione, ma è la verità. Grazie. Noi siamo d'accordo con te, Luca, ovviamente. Come sta andando a Nocera? Sta andando... Ora dico benino, perché purtroppo veniamo da 3 sconfitte consecutive, però sotto molti di punti di vista si può dire che stiamo facendo bene, perché siamo partiti molto molto in ritardo, come penso sapete un po' tutti quanti, ma nonostante tutto abbiamo fatto a fine ad ora un ottimo giro di andata, anche se poi il calcio è strano, nel senso che questo si deve fare fino alla fine, perché poi vedi, ma bastano 3 sconfitte consecutive per farci tornare un attimino con i piedi per terra e forse incominciamo ad andare, la classifica si incomincia a delineare per quello che è realmente il vero valore, però stiamo facendo penso sicuramente un buon campionato. E questa Fragolese come la vedi? Non so se stai seguendo un po' da lontano. La Fragolese sì, la seguo perché vabbè, ci sono molte persone che conosco, ci sono i direttori e il presidente che ho avuto la cosa di conoscerli, e il direttore Siretti lo conosco da 3 anni. E quindi li seguo, perché poi c'è Flavio, c'è Mimmo Maggio, persone che hanno giocato, Peppe Calabrese che purtroppo si è fatto male, ma c'è persone che hanno giocato con me, cioè ragazzi che hanno giocato con me, li seguo, purtroppo vedo che stanno un pochino indietro, però so pure che vengono da un periodo che ci hanno avuto molti molti infortunati, quindi purtroppo ci sta, anche perché poi il girone A è un girone molto molto difficile, dove ci sono molte squadre attrezzate, non solo la Fragolese o il Giugliano, c'è la Frattese, c'è il Gladiator, ci sono l'Afro Napoli, ci sono squadre attrezzate per vincere, quindi non è facile, ma penso che la Fragolese se la giocherà fino alla fine. Grazie Luca, vuol dire qualcosa a Flavio in chiusura? No, voglio un abbraccio forte e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Grazie Luchetta, anche a te, mi raccomando, non mollate. Grazie Luca. Un abbraccio, ci sentiamo. Un abbraccio e buonasera a tutti. Ciao Luca. Buonasera a te, ciao Luca. Allora, siamo soliti fare queste sorprese ai nostri ospiti. È un piacere veramente. Vecchi compagni di squadra. Dario, vuoi venire adesso anche tu? Ti vuoi unire a questa... Darione. Arriva il momento più atteso dai nostri radioascoltatori. Buonasera a tutti, buonasera a tutto il popolo rosso-blu in ascolto. Buonasera a te Flavio. Ciao Darione, buonasera. Allora, come va in trasmissione, visto che eri un po' teso all'inizio? No. Teso delle domande, teso oppure di stare in radio? Non lo so se sei stato qualche altra volta. No, in radio no, ma voi ero teso perché voi siete alto livello, diciamo, quindi ecco, era questa tensione di non essere a vostro livello, ma... Non esagerare. Addirittura. No, veramente, vi devo fare i complimenti perché siete super organizzati e... In poche piazze, in poca società c'è tanta organizzazione mediatica, che è solo grazie a voi. Ok, allora una mia curiosità: chi è il tuo mago preferito? Il come si chiamava? David Copperfield oppure Harry Potter oppure Mago Gennaro D'Auria? Mago Gennaro D'Auria ha fatto la storia, quindi dai, siamo per il Mago Gennaro D'Auria, siamo più su questi livelli qua.
Comunque, allora, angolo scommessa. Purtroppo quest'anno non ci vogliono portare a mangiare, Vincenzo. Nessuno ancora ha l'anno vinto. Scorso ci riuscì solo Giovanni Ruscio. Solo e Giovanni Ruscio. È tutto dire. È quindi tutto sto iniziando a pensare che portiamo sfiga. Vabbè. Quindi, cioè, tu la vuoi continuare a dire questa cosa? Diciamo. No, la vogliamo sfatare questa cosa. Ah, quindi ora tocca a te. Visto che in molti stasera chiedono un tuo gol, e addirittura su calcio di punizione, questa sera. Allora, se segni domenica sì. ci porti a mangiare a me a Vincenzo. Sì. Ok. Se invece dovessi segnare addirittura sul calcio piazzato, saremo io e Vincenzo, se sei d'accordo, sì. pagheremo te una cena. Vabbè, ok, ci Va sto, bene. Mi sembra giusto. Quindi un incentivo in più per spronare il nostro ospite. Va bene, e poi ho un gol su punizione. Ci vuole, quindi speriamo bene. Va benissimo, allora. Speriamo bene, sono d'accordo. La mano. Sono d'accordo. Allora, questa è la scommessa. Se segni, viene sotto di noi e ci indichi. Se poi segni su punizione, vabbè, noi indichiamo noi te, va bene? Novantesimo, magari. 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 Speriamo. Grazie a tutti. Grazie Dario, siamo arrivati alla fine. Questa puntata è durata un po' di più rispetto alle altre. Ringrazio Flavio per essere stato con noi questa sera. No, grazie a voi veramente, è stato un piacere, quando me l'avete detto ho accettato veramente ben volentieri. E quindi non ci resta che aspettare domenica per questa partita importantissima della Fragolese. Purtroppo la trasferta sarà vietata dalle forze dell'ordine. Cioè, allora c'è la determinazione dell'osservatorio che consiglia alle forze dell'ordine di prendere dei provvedimenti, delle restrizioni, quindi ci aspettiamo, speriamo che non arrivi un'eventuale restrizioni drastiche come il divieto di trasferta. Speriamo che si possa fare in modo che gli afragolesi possano andare a Frattamaggiore, ma qui ci vuole la collaborazione tra le società con la questura e con le forze dell'ordine. Ma Vincenzo, guarda, scusami, cioè, se mi permetto, ma cioè, io credo che ci dovrebbe essere un po' il buon senso, certo, di chi prende queste decisioni, perché così è una sconfitta per il calcio campano. E poi magari poi dobbiamo vedere in campionati importanti dove succede di tutto, e invece così in un girone comunque abbastanza tranquillo, dove i nostri tifosi fino adesso sono stati superlativi, vietare una trasferta a Frattamaggiore mi sembra una cosa molto eccessiva, una sconfitta per il calcio, e non meritano questo i tifosi della Fragolese, ma penso anche altri tifosi. Fin quando ci si comporta bene, deve essere una giornata di sport, quindi mi auguro veramente che venga presa la decisione giusta. Eh sì, ce lo auguriamo tutti. Grazie ancora a Flavio per essere stato qui con noi. Ovviamente vi aggiorneremo sui nostri canali social anche su questa situazione, sperando che gli afragolesi possano andare a Frattamaggiore. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Afragola Lega. Da Vincenzo Tanzillo e da Flavio Marzullo è tutto, una buona serata, ciao! Canta sta canzone insieme a stavolo, canta sta canzone insieme a stavolo, in gora lucamo forza fragola, sente sta canzone ci metta passione, forza rosso blu non sarai mai sola, canta sta canzone insieme a stavolo, in gora lucamo forza fragola, wow, wow, forza fragola, wow. Non sarai mai sola, wow, wow, forza fragola, rosso blu, rosso blu, rosso blu, wow, non sarai mai sola.